Allora, parliamo della Kirghizia. Che cos'è la Kirghizia? La Kirghizia è un paese nato per produrre vergogna in tutti i governanti occidentali, in tutti coloro che occupano un posto di potere. È un detonatore di vergogna, in quanto la Kirghizia è un paese organizzato sul buon senso. Quindi nessuno lavora più di 3 ore al giorno. Qui le persone in Occidente sono condannate al lavoro, è un ergastolo. Nessuno può amare ciò che fa perché 9, 8, 9, 10 ore al giorno. Là lavorano tutti 3 ore al giorno. I bambini giocano nei parchi fino a 18 anni. Non c'è questa sevizia ipocrita e assolutamente distruttiva della scuola. I bambini lì imparano tutto. Penso, ho fermato un bimbo che correva e attraverso l'interprete gli ho chiesto cos'era il fegato, un bambino di 7 anni. Gli metto una centralina energetica a base di glucosio che produce energia per il corpo umano, vado a giocare, è andato a giocare. Capisci? Poi un altro gli ha detto: quanto fa 8.624 per 352? 72.323. Tac, ha risposto. Ma com'è possibile? C'era una bambina che si allacciava una scarpa e gli ha detto: do you speak English? E lei mi ha guardato e mi ha detto: I speak 7 languages. 7 lingue. Allora gli ho detto: ma com'è possibile che questi qui, giocando tutto il giorno, sappiano tutte queste cose? Allora mi ha detto: vedi, quando piove qui ci sono tutte case, la casa della geografia, casa della storia, casa del silenzio, casa della matematica. E quando piove che non si può proprio giocare bene, allora vengono in questa casa e lì ci sono tutti i computer e chiedono cos'è una rana, rana, batra, cotatatata. Il bambino, chiedendo ciò che gli interessa di sapere, vive questo godimento estremo dell'imparare. Imparare è una cosa fantastica, mentre studiare è una sevizia sinistra, perché è come obbligare qualcuno a mangiare qualcosa che non ama e soprattutto quando non ha fame, una cosa terribile. E sono le madri stesse qui in Occidente che consegnano le vittime a questi innocenti torturatori che sono gli insegnanti, il cui, diciamo, difetto più tragico è che sono innocenti. La Kirghizia però non esiste. No, la Kirghizia esiste perché qualsiasi progetto che può facilmente esistere, esiste. Esiste in quanto si potrebbe realizzare in qualsiasi paese. Io sfido qualsiasi organizzatore di un qualsiasi paese a verificare quale sarebbe la difficoltà di regalare una casa a tutte le persone che compiono i 18 anni. Sai che l'hanno scoperto loro questo. Hanno scoperto che coi soldi che si spendevano prima, come qui in Italia, per le prostitute, la droga e le armi, si poteva invece regalare una casa a tutti i cittadini e anche un pranzo gratuito al ristorante. Poi lì nessuno va in pensione, perché quando una persona compie 60 anni ha diritto a tutto gratuito, come i vostri deputati, poveretti, che hanno tutto gratuito perché non hanno neanche la dignità del voto, i vostri deputati. Quando devono andare a votare, non possono votare secondo coscienza, devono votare secondo dettame. Capisci? E allora, non avendo neanche la dignità di essere ciò che sono, gli danno sta busta con 30.000 euro, insomma, mensili, per cui dicono: vabbè, non avrò dignità, però ho 30.000 euro, che è l'operazione più miserabile che si possa fare. Il tutto qui in Occidente è strutturato su una miseria morale assoluta. Solo in Occidente? Diciamo che l'Occidente io lo conosco meglio dell'Oriente. Non escludo che l'Occidente sia stato abbastanza tempo in Oriente per creare anche là qualche miserabile situazione, tipo per esempio in Kirghizia, perché non ci sono macchine come qui a Roma che per 6 ore al giorno inquinano? Spandono proprio ossido di carbonio, così.
perché hanno fatto i marciapiedi mobili, veloci per i giovani, lenti per gli anziani, e allora le persone guardano, si toccano, si parlano. Io devo dire che io per primo ho provato vergogna per come qui sono organizzate le cose, capisci? E infatti quando io ho detto a Shehade, ma è difficile essere poeti e famosi, mi riferivo a ciò che accade qua, perché qui, io per esempio conosco un ragazzo di Prati che secondo me è uno dei più grandi poeti che siano mai nati in questo paese. È grande di più di García Lorca, è un personaggio straordinario. Del quartiere Prati di Roma? Sì, modestissimo. Lui è uno che parla tutto così, che non viene neanche preso in esame, un essere inesistente. Eppure lui è un grandissimo poeta. Bene, la Kirghizia è al tempo stesso il sentimento del vivere. Non si può chiedere a una persona di assentarsi dalla vita 9 ore al giorno per procurarsi i mezzi per campare. È una cosa di una ottusità e di una ferocia senza limiti, capisci? E allora questa invisibile dittatura dell'obbligo, che c'è per esempio in questo paese tutto è d'obbligo e niente è spontaneo, persino c'è la scuola dell'obbligo, figurati, tutto l'obbligo. È un gigantesco penitenziario l'Occidente, dove le persone, grazie alla natura, riescono ciò nonostante ancora a parlarsi, ancora a incontrarsi, ma per esempio non esiste la cultura dell'amore, proprio non c'è. È concessa la cultura della procreatività, dove, per così dire, i servi si moltiplicano, ma l'amore no. Nessuno andrebbe a lavorare 9 ore al giorno se avesse conosciuto anche una sola volta nella vita cosa accade davvero fra un uomo e una donna quando davvero si amano, quando davvero si conoscono, quando sanno come è fatto questo portento straordinario che è il loro corpo. Qui non sa niente nessuno, niente. Allora io penso che questo sia un documento che riesce a far capire il disastro socioculturale dell'Occidente. Un documento inoppugnabile. Basta che uno lo legga. Io l'ho scritto con la struttura mentale di un bambino di 4 anni. Non c'è la minima traccia di ideologia, per fortuna. C'è semplicemente la volontà di un popolo di disubbidire con amore a qualsiasi norma, meno che al buon senso. Là, per esempio, politicamente c'è solo l'unanimità, non esiste la maggioranza. L'unanimità perché? Perché chi non è favorevole a un progetto deve spiegare perché. E spiegando perché migliora il progetto. E quando il progetto è migliorato, perché non dovrebbe essere d'accordo? Qui c'è la maggioranza, per cui se domani, mio caro, ci svegliamo che la maggioranza ha deciso che bisogna tagliare un braccio a tutti i cittadini, noi ci dobbiamo tagliare il braccio, hai capito? La maggioranza. Cos'è la maggioranza? È una feroce e invisibile dittatura. Siccome poi in Occidente le maggioranze sono allevate per non sapere niente, il cerchio si chiude. Chi decide, decide chi non sa nulla. Hai capito? Io non vorrei però che qualcuno pensasse che io sto criticando qualcosa, no? Io sto leggendo in diretta ciò che vedo tutti i giorni davanti ai miei occhi, grazie al cielo rimasti occhi intatti di bambino, perché io ho avuto questa fortuna immensa di non andare a scuola fino a 11-12 anni. Quindi i miei occhi sono rimasti affamati di semplicità e di, se vuoi, di realtà. Questo disastro dell'Occidente dipende dal denaro? Dipende dal fatto che quei poveri esseri che hanno solo il denaro hanno detto colleghiamo tutto col denaro, anche i sentimenti, così noi che controlliamo il denaro controlleremo i sentimenti, la cultura,
la poesia, tutto. Quindi non è il denaro, è l'uso che si fa del denaro. Il denaro è utile, come sono utili le fogne, ma non si può pensare a una cultura delle fogne. Il denaro è utile per non andare dal bottegaio con la pecora intorno al collo e dire mi dà due etti di formaggio che io le do la pecora. Il denaro ha questa utilità, ma è la mistica del denaro che è mostruosa. Io ho conosciuto, sai, qualcuno di questi mentecatti che si occupano di numerini. Ho conosciuto gente che aveva un reddito di 2.000 miliardi al giorno e non aveva neanche la possibilità di fare un pasto, mangiava così, aveva il lettuccio sull'aereo privato ed era tormentato sempre da questi numerini. E allora l'anno scorso 2,2,7,5, quest'anno 2,2,7, ma ti giuro, e uno di questi aveva una casa immensa, tutta nell'oscurità, una villa che ci voleva la bicicletta per attraversare l'ingresso. E questa villa dove i servi si muovevano col passo felpato, dove c'era la prostituta da 5 milioni a sera che andava lì, di una mestizia e di uno squallore senza limiti. Quindi non è mai la realtà di essere negativa, ma è l'uso che se ne fa. Io non ho niente contro l'automobile, ma mi fa orrore l'uso che se ne fa. Tu pensa come sarebbe semplice a Roma che le quattro strutture principali, non so, il Comune, la RAI, i Ministeri, dicessero, voi ragazzi da domani venite a lavorare alle 10, voi alle 9, voi alle 8, voi alle 11, voi a mezzogiorno, in modo che le macchine passano ma non si fermano a depositare tonnellate di gas per strada costringendo questi altri mentecatti delle news, non so Rai News ma in genere dei telegiornali, a dire è meglio che i bambini e gli anziani non escano col caldo perché l'ossido di carbonio potrebbe intaccare i loro polmoni. Hai capito che miseria? Hai capito che miseria? Invece di dire dislochiamo gli orari, non devono uscire i bambini e gli anziani. Hai capito? Comunque, io dico queste cose perché sono cose, secondo me, che leggono il cuore di tutti, compreso il tuo. E anche quello suo. Ma nella normalità, nel 99,99% del nostro tempo, noi non ce ne rendiamo conto. No, perché siete stati accecati con progressione, no? Accecati dalle necessità, dall'incertezza, dalla scuola, dall'esame, dal fare presto, dal mi raccomando che c'è poco tempo, tutto questo crea una cecità assoluta per cui la persona non vede più altro che quello che gli consente di sopravvivere, non vede l'autobus, vede che deve spostarsi un po', se no l'autobus gli va addosso, capisci? Non vede più niente, non vedendo più nulla vive una cecità anche più tragica del cieco, che il cieco a modo suo impara nuovamente toccando le cose, pensa che nessuno tocca niente ed è così bello toccare le cose e toccare davvero una donna. Guarda che io mi sono informato con centinaia di donne, nessun uomo le sa toccare con quella delicatezza incredibile che risveglia nella donna tutto il suo fulgore, la sua fragranza, che la trasforma in un corpo d'aria. E allora sì, può cominciare il gioco d'amore, ma nessuno sa nulla, capisci? E sono come persone prese così a caso, messe su un giambo, di dai guida. Ma il corpo umano è ancora più portentoso di un giambo. Ed è di un cinismo illimitato dire a delle persone che lavorano, sono sequestrate 9 ore al giorno al lavoro, che devono fare ginnastica, che devono mangiare con la dieta, ma comincia a farle vivere le persone, che così sapranno anche cosa mangiare, no? E anche cosa fare. Se invece di fare ginnastica potessero correre con i loro figli nei parchi e conoscerli, fare le gare con i loro figli, giocare.
Mi avevano detto che avreste trasmesso anche un pezzettino di un mio film. Invece non lo fate. No? Mi sembra molto più interessante quello che sta dicendo. Beh, ma io ci tenevo, ecco, questo per esempio è il mio film Il Giardino delle Alice, che è un film che ho fatto per consigliare... Ma in questo senso sì, lo trasmettiamo per farlo vedere in questo senso qui, ma non come pezzo proprio autonomo. Va bene, non importa. Vedi, questo è Il Giardino delle Alice. Sì? Sì, c'è sul... Lo vogliamo proprio sentire? No. Qui siamo liberi, possiamo farlo. No, io volevo far sentire il bambino, un bambino di D'amore si vive che è portentoso. Quello mi interessava. Questo non è giusto farlo sentire perché è un film molto falato di atmosfera. Ma quello che stavo dicendo è questo, che l'Occidente si presenta come un... realtà stracolma di ospedali, di farmacie. Ma guardate che una persona libera non si ammala mai. In Kirghizia c'hanno solo un ospedale nella capitale, un ospedalino nella periferia, ma tanto sono semivuoti, perché quando uno ha, gli viene regalata la casa a 18 anni, figurati, tolto l'incubo della casa. Ha un pranzo gratuito al ristorante, tolto l'incubo della sopravvivenza. Ha 3 ore al giorno di impegno lavorativo che esegue con grande passione, perché sono 3 ore e 21 per sé. Pensa, io posso incontrare i miei amici, i miei figli, le mie morose, i miei amori, uscire da questo tetro antro della monogamia, che se uno incontra una donna ha la disgrazia di dover andare con lei tutta la vita, oppure come alternativa di nascosto il sabato con la prostituta, capisci? In Italia ci sono circa 18 milioni di italiani che ogni sabato vanno con la prostituta e tutti fanno finta che non, ma no, che non è così, capito? In realtà l'industria della prostituzione produce intorno ai 210 mila miliardi l'anno neri. Lo Stato nel frattempo ha imparato a dire che non ci sono soldi, nessuno gli chiede dove sono, per cui sai. Per cui, non lo so, fammi una domanda, perché io ho troppe cose da dirti. Ma proprio per quello non faccio domande, no. Perché non ce n'è bisogno e si crea comunque un filo che è il filo proprio di chi parla, se lo interrompo io non è più quello proprio di chi parla ma diventa il mio e mi pare che qui c'è bisogno di libertà, no? È una delle cose più forti che stiamo dicendo. Sì, ma pensa che le persone tutte non si accorgono che gli è stato impedito questo stupendo strumento della creatività, capisci? Non si accorgono che non stanno scrivendo un libro, che non stanno disegnando, che non stanno dipingendo, che non stanno cantando, che non stanno giocando. Non si accorgono perché è diventato sottinteso che tutto ciò è bandito. Lo faranno magari quando andranno in pensione, pensa che orrore. Pensa che cinismo. Quando uno va in pensione finalmente può fare. Persino la vecchiaia adesso comincia a essere descritta come qualcosa di macabro e terribile. Chissà che qualcuno non si suicidi, così pagano qualche pensione in meno. Pensa che miseria. In realtà la vecchiaia è la stagione più straordinaria della vita, più straordinaria sicuramente della giovinezza e della maturità. È una stagione in cui la persona finalmente può contemplare il mondo, finalmente può davvero esprimere la tenerezza. Finalmente può creare, può lasciare una traccia eterna della propria presenza su questo pianeta, che è unica e irrepetibile in tutto l'arco immenso dell'eternità. E tutti invece fanno finta che siccome forse c'è un'altra vita, vediamo un po', no? Tanto... Quindi quando tu mi domandi se la Kirghizia esiste, io dico, signori, utilizziamo tutta quell'immensa energia che viene impiegata a credere che esista qualche realtà assolutamente invisibile e remota, per credere che esiste un progetto semplice, umano, elementare di organizzazione del sociale, dove le persone, vedi questa copertina è intelligente perché
ti fa vedere la natura, ma una natura armonizzata dall'uomo, vedi? Non è una natura dove l'uomo ha fatto scempio, ma dove l'uomo è proprio una natura kirghisa. Pensa che in Kirghizia la cosa più frequente che vedi sono queste tavolate con 200 o 300 commensali, dove c'è sempre un piatto vuoto per qualcuno se per caso arrivasse. Dove essere ospiti è la cosa più naturale del mondo. Ci sono due tipi di governo, visto che i politici fanno del volontariato, non vengono pagati, quindi sono le persone migliori. Qui sono tutte veramente delle prostitute di gran lusso, nel senso che vengono pagati per amare il mondo. Ecco, questo è il bambino. Io vorrei sentire. Non ho avuto proprio un rapporto sessuale. Da toccarci e baciarsi. Se raccontami tutto. Allora, quella mia amica lì, no, era venuta qui a casa mia. Io, mentre giocavamo, gli spiegavo che cos'è il rapporto sessuale, no? Capito? Cioè che provi piacere, che provi bene, che provi l'amore, che provi tutte prove, insomma, cioè pensi delle cose fuori dal normale quando fai l'amore, no? Giusto? Spieghiamo, chi è questo bambino? Chi è questo bambino? Questo bambino è un bambino kirghizo, nel senso che è un bambino che ha avuto la fortuna, avendo un padre così che non c'era mai, una madre che faceva la lavapiatti, ha avuto la fortuna di crescere, per così dire, nella realtà e di andare pochissimo a scuola. Quindi ha una sua fortissima filosofia, una sua cultura, una sua purezza, una sua disponibilità anche a scoprire il mondo. Dice delle cose straordinarie dopo, e qui non è il caso di far sentire tutto, ma è un bambino che fa parte di una mia inchiesta che si chiama D'amore si vive. È una ricerca sulla tenerezza, la sessualità e l'amore, che in Kirghizia sono state riunite attraverso il fatto che chi desidera fare l'amore in Kirghizia si mette un fiorellino azzurro sul petto, in modo che tutti lo sappiano che lui desidera fare l'amore. E allora tenerezza, sensualità e amore si sono ricongiunte, mentre qui in Occidente sono state separate. E allora cosa ho scoperto in questa ricerca? Che la tenerezza senza sensualità e amore produce ipocrisia. La sensualità senza tenerezza e amore produce pornografia. E l'amore così, senza sensualità e tenerezza, produce misticismo. E infatti noi viviamo in una società eminentemente ipocrita, pornografica e mistica. Non c'è dubbio su questo, io l'ho scoperto come si scoprono i funghi dopo la pioggia. Ho intervistato 7.000 persone a Parma, me ne sono rimaste 7 in mano e queste 7 fanno questo film che si chiama D'amore si vive. Uno dei film che la RAI ha comprato appunto per non far vedere gli italiani. Dentro i nostri cuori probabilmente c'è quasi tutto quello che abbiamo detto in questa mezz'ora, no? Sì. Quasi nei cuori di tutti, quasi nel profondo di tutti c'è molto di questo. Ma allora perché non lo facciamo? Siamo vigliacchi? No, non è una questione di vigliaccheria, è una questione... Problema al microfono, lo risolviamo al volo. Arriva il nostro tecnico, perché non siamo in Kirghizia dove i microfoni si riparano da soli, ma qui bisogna rimetterlo in sesto, altrimenti non si sente non più si niente. Sente. Ma è importante sentire, no? Adesso senza sentire poi diventava un problema. Ecco. Dunque, qua. Ma io ho portato... No, dicevo, siamo vigliacchi che non riusciamo poi a metterlo in pratica, se un po' la pensiamo tutti così. No, non è una questione di vigliaccheria, è un po' come uno dice, ma come mai per 20 anni in Italia tutti andavano con la camicia nera al sabato fascista, eccetera? È possibile che non ci fosse uno che si ribellava? Sai, qui oggi ribellarsi all'ordine costituito è molto più pericoloso che allora, in quanto non c'è una struttura pubblica che
è incaricata di farti bere l'olio di ricino se tu non obbedisci, ma c'è una struttura invisibile privatizzata, si è privatizzata persino la repressione, dove il tuo vicino ti guarda con occhio scandalizzato se tu fai un gesto di libertà qualsiasi, capisci? Non è una questione di vigliaccheria, è una questione da un lato di non avere il tempo fisico per riflettere alla realtà del mondo, perché c'è questa ondata di bollette, di pagamenti, di incertezze, di ma cosa farò fra 3-4 anni, ma insomma i miei figli che mondo troveranno, c'è tutta questa giungla di disagio crescente che impedisce alle persone, le stordisce, impedisce loro di accorgersi che non stanno neanche più passeggiando, ma che corrono anche quando è domenica, capisci? E allora le persone, c'è una possibilità molto importante. Io invito le persone a guardare i bambini di 4 anni, qualsiasi bambino di 4 anni, e vedranno il capolavoro che loro sono stati e dal quale capolavoro questo tipo di società ha potuto solo trarre dei simulacri, ma lo ha profanato in modo totale in quanto capolavoro. Se l'essere umano potesse crescere come cresce un pino o un abete, sentendo tutte le istruzioni del proprio seme, della propria interiorità, noi avremmo per le strade dei capolavori ambulanti, ognuno avrebbe la sua visione del mondo e il mondo sarebbe ricco di infinite interpretazioni. E questo sarebbe profondamente commovente. Io auguro veramente che questa umanità inciampi in un sentimento di libertà e lo esiga. Lo esiga come un affamato è giusto che esiga di mangiare, come un assetato è giusto che esiga di bere. Io non credo che ci sia altro da aggiungere, non dirò nient'altro, ricordo soltanto che molto di questo che abbiamo sentito direttamente dal suo autore, Silvano Agosti, è in questo libretto, ma tutto il resto è nei cuori di ciascuno che lo leggerà, che lo immaginerà, che ci rifletterà. Grazie a Silvano Agosti.